Assolutamente no, non ci tocca, non ci tocca, e conoscendo bene la situazione non credo che tocchi anche neanche la società. È una cosa generale, non è una cosa che riguarda un qualcuno in particolare, riguarda cose che vengono fatte normalmente, che sono sempre state fatte, che adesso magari la legge ritiene non giuste, ma siccome ne so qualcosa perché negli anni passati riguarda più o meno argomentazioni su cui ci siamo passati anche noi calciatori con i procuratori e quant'altro, sono tutte cose facilmente dimostrabili sul fatto che non ci sono motivi di evasione. Assolutamente no. Io conoscendo abbastanza bene questa cosa, sono strasicuro che è una cosa che non ha senso neanche. Maturata, è migliorata tanto dal punto di vista delle giocate. Ovviamente si sono passati 2 mesi in più in cui tu lavori assieme e i meccanismi migliorano. È maturata perché una delle cose che mi ha fatto capire la maturazione di questa squadra è il fatto che domenica il Perugia ha iniziato con un 4-3-1-2, noi avevamo preparato con la partita contro un 4-3-3, ma immediatamente la squadra l'ha capito in campo, senza che io dovessi dirgli niente, ha capito i diversi movimenti da fare in fase di costruzione, in fase di attacco, senza che io dovessi spiegargli niente. Questo è frutto del lavoro che facciamo in campo.